miei profumi estivi. Sigla. Ciao bellezze, bentornate su Makeup per Passione Channel. Oggi il video sui profumi estivi. Finalmente riesco a registrarvi questo video perché sono stata veramente molto molto impegnata e quindi ho avuto un attimino di problemi a registrare. Vi mostrerò tre profumi che sto usando in questo periodo estivo, spero che vi possano interessare e fatemi sapere insomma se sono i vostri preferiti, quali sono i vostri preferiti. Allora, inizio con un profumo di Yves Rocher, è un profumo che in estate, un profumo che chiama l'estate, e sto parlando di Yves Monoi di Yves Rocher. È veramente un profumo buonissimo, io lo amo, è dolcissimo, ti fa sentire veramente tutta l'estate nella sua pienezza. Quando lo indosso mi coccola, mi piace metterlo in combo con la sua acqua profumata, quindi l'acqua profumata di Monoi, e poi spruzzo questo profumo che mi piace veramente tantissimo. Il profumo Almonoi di Yves Rocher è una fragranza del gruppo orientale vanigliato da donna, è stato lanciato sul mercato nel 2012. La fragranza contiene le note di Lang Lang, vaniglia, cocco e tierry, fiori di Haiti, il cocco, quindi un'esplosione di profumi assolutamente fantastici. Io lo amo e non so quante volte l'ho ricomprato, ne basta pochissimo, è veramente molto concentrato e dura veramente, persiste veramente in una maniera esagerata. Chiaramente, ripeto, i profumi variano da soggetto a soggetto, è sempre un fattore anche di pelle, di formulazione del profumo. Un profumo assolutamente, ragazze, una piramide olfattiva, Lang Lang, cocco, tiare, insomma, vaniglia, quindi si sente fortemente la vaniglia. Io ci sento molto la vaniglia in questo profumo, tra l'altro insomma è talmente forte che a volte è veramente stucchevole, è molto molto intenso come profumo, mi piace veramente tanto, lo sto usando in questo periodo molto molto perché adoro usare il Monoi in questa stagione. Altro profumo che vi mostro è Yves Elegance di Avon, questo qui è fresco fresco, lanciato nel 2018 e da poco, insomma da poche campagne è uscito questo profumo. Cosa dirvi di questo profumo? È un profumo molto intenso ma allo stesso tempo molto fresco, adattissimo per la stagione che va dalla primavera all'estate, ma secondo me si può collocare tranquillamente anche nella stagione autunnale. Comunque io lo sto usando in questo periodo. Yves Elegance è una fragranza del gruppo floreale fruttato da donna, la nota di testa è melograno, la nota di cuore è gelsomino e la nota di base è amberwood. Quello che io sento in questo profumo molto molto prepotentemente è il profumo di gelsomino, che è la nota di cuore, infatti è quella che si sente di più, che poi va a lasciare il posto piano piano sfumando alle note di coda, che sono quelle di Amberwood. Naturalmente appena si spruzza è palese la nota di melograno, ma quella che rimane è senz'altro la nota di gelsomino. Un bellissimo profumo, molto elegante, molto sofisticato, per la donna sicura di sé, lo hanno chiamato proprio Yves Elegance perché è veramente un profumo molto molto elegante. Lo sto usando in questo periodo, alterno con il Monoi, con il terzo profumo che vi mostrerò, e devo dire che sono molto soddisfatta di questo profumo, veramente molto buono. Il terzo profumo che vi mostro è senz'altro Yves Alluring. Sono bastati pochissimi spruzzi di questo profumo per farmelo amare. Naturalmente, avendo tanti profumi, li vado ad alternare, quindi non è molto usato, ma quelle poche volte che l'ho usato in questa stagione si è guadagnato sicuramente il posto in classifica. Yves Alluring è il terzo profumo
di questa famiglia perché in primis è stato lanciato Eve Confidence, poi Eve Elegance ed infine Eve Alluring. E devo dire che di questi tre, Eve Alluring è senz'altro quello più originale. Allora, Eve Alluring è una fragranza del gruppo floreale fruttato da donna, una fragranza che è stata lanciata appunto nel 2018. Le note di testa sono prugna, fresia e violetta, le note di cuore sono neroli e fiori di iris, le note di base sono ambra, muschio animale e sandalo. Io sento prepotentemente il profumo di violetta che è nelle note, collocato nelle note di testa. Senz'altro il profumo che esplode, il profumo che prevale di più è quello di violetta. Un profumo, io adoro il profumo della violetta, quindi poi è molto molto intenso come profumo. Si fa parecchie ore, sulla mia pelle dura molto bene. Mi piace alla strafollia perché uno dei pochi profumi che ho che ha come note di testa la violetta è quella che rimane, ma anche nelle note di cuore, insomma, c'è il fiore di iris, anche quello si sente molto, quindi miscelato con le note di testa prevalentemente fatto di violetta, quindi violetta e nota di iris, è un profumo assolutamente buonissimo che vi consiglio di provare perché è veramente veramente buonissimo. Lo spruzzo perché insomma, mamma mia, bellissimo ragazze, stupendo. Questi sono i miei tre profumini di questo periodo. Eccoli qui: Monoi di Rocher, Eve Elegance di Avon e Eve Alluring di Avon. Prossimamente vi farò, se vi interessa, anche il video sulle mie acque profumate. Penso di suddividerle per marca perché ho delle acque profumate di Victoria's Secret e quindi vorrei farvi il video solo sulle acque profumate di Victoria's Secret e poi farò anche altre acque profumate perché è il periodo, quindi fatemi sapere se è di vostro gradimento, fatemi sapere se questi profumi li avete provati, se vi è piaciuto il video. Fatemi sapere tutto quello che volete giù tra i commenti. Io ringrazio sempre tutte per il vostro affetto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, non perdetevi i prossimi video, condividete il video su Google se vi è piaciuto, lasciatemi un commento, un bel like e mi raccomando fate le brave. Noi si viva, ci vediamo la prossima volta. Ciao bellezze!